Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Giorgia e sono una makeup artist. Innanzitutto, buon anno, buon 2022. Questo è il primo video dell'anno. Non sarà un video makeup, non sarà un video skincare, sarà solo un video chiacchiere mentre mi piastro i capelli e vi racconto un po' come stanno procedendo le mie vacanze. Spero che le vostre stiano procedendo in modo un pelino più, vorrei dire positivo, ma forse no. Ebbene sì, io ho preso il Covid, quindi sono in quarantena, sono a casa da ormai un po' di giorni. Ho fatto il Capodanno in isolamento con la mia famiglia perché avendo avuto contatti stretti siamo tutti in isolamento. Quindi niente, vi racconto un po' com'è andata e intanto mi piastro i capelli dato che li ho lavati. Prima cosa io spazzolo bene i capelli, poi andrò ad utilizzare questo termoprotettore della Adorn che è veramente buonissimo. Lo uso ormai da un po', penso che sia già qualche anno. L'unica cosa che non mi fa impazzire è lo spruzzo che ha perché è molto. Ho bagnato un muro. Ops. È molto. Sì, ma un botto se vada via. Molto diretto, molto forte, non diffonde benissimo. Mentre li piastro, vi racconto. Io ho fatto Natale, Santo Stefano e tutto. Ho festeggiato, ho visto i parenti un po' più stretti, non ci siamo dati baci, abbracci, cose del genere. E poi stavamo tutti bene, quindi in realtà eravamo abbastanza tranquilli. Una sera, dopo appunto, diciamo, queste festività, inizio a sentirmi un pelino stanca, però non avevo febbre, non avevo sintomi, non avevo niente. Il mio ragionamento è stato: sto mangiando male da giorni, comunque durante le feste si sa che è un po' così. Io ho tante intolleranze alimentari che non stavo rispettando, quindi lattosio, uova, soprattutto frutta secca, quindi arachidi, nocciole. Ho mangiato veramente tutto senza stare attenta alla mia solita dieta tendenzialmente vegana, ma non per la carne, ma per i derivati, che sono quelli che mi fanno stare peggio. E quindi pensavo fosse un po' una stanchezza, cioè io quando mangio tanto male che vado in accumulo, solitamente oltre ad avere tanti dolori alle braccia, alle spalle, proprio alle articolazioni, le ginocchia, mi viene tanta stanchezza e qualche linea di febbre proprio perché il mio corpo non assimila bene determinati alimenti. Quindi io pensavo fosse semplicemente per quello e sono andata a dormire. La mattina dopo, cioè di notte in realtà, mi sveglio alle 5 e mezza con un mal di testa, cioè in realtà io ho sognato di avere mal di testa forte e quando mi sono svegliata ce l'avevo davvero, cioè non ce l'avevo. Ce l'avevo nel sogno perché ce l'avevo nella realtà. Io capisco subito quando il mal di testa è dato dalla febbre perché è un mal di testa strano, cioè non so, comunque è molto soggettiva come cosa, però io con la febbre ho questo mal di testa strano che riesco a riconoscere. In più, quando ho la febbre, a me fa male, mi fanno male i peli, nel senso che mi tira tutta la peluria dai brividi. E quindi anche solo il pigiama sulla pelle o il piumone mi fa proprio male e sentivo questa sensazione. Quindi ho provato subito la febbre, ce l'avevo a 38,6. Prima cosa vado a svegliare mia mamma, l'avviso che comunque stavo male in modo che poi lei potesse avvisare al lavoro. Ci siamo isolati e tutto quanto. E ho fatto tutto il giorno con la febbre alta, cioè ovviamente ho preso la tachipirina e il Brufen per stare meglio perché con la febbre così alta comunque stavo male. E però appena passava l'effetto mi saliva di nuovo la febbre, stavo di nuovo male, avevo vertigini, giramenti di testa anche quando la febbre era bassa. Poi vabbè, ovviamente facendo su e giù la febbre, caldo, freddo, brividi, sudate, colossali. E vabbè, la seconda notte uguale. Solo che la febbre mi arriva a 39,
Quindi, appena sono finiti gli effetti dei farmaci che avevo preso per tenere la febbre bassa, io mi sono svegliata tipo alle 3:30 di notte con la febbre a 39. Nel frattempo abbiamo avvisato anche la dottoressa per avviare la pratica tramite ATS di quarantena, tamponi e tutto il protocollo Covid. Solo che non era possibile raggiungere il sito dell'ATS perché in Lombardia ci sono veramente tanti casi e non sta funzionando qualcosa, nel senso che non era possibile accedere al portale, prendere appuntamento e cose del genere. Giustamente però senza un tampone i miei non potevano rientrare al lavoro, piuttosto che non eravamo sicuri noi ad andare in giro, anche perché avendo avuto i sintomi così tanto forti è un po' da incoscienti in questo periodo far finta di niente. Allora sono andata a fare il tampone privatamente e poi io dal terzo giorno ho iniziato a stare meglio, quindi non mi è più salita la febbre, non mi è più venuto mal di testa, l'unica cosa mi sentivo molto stanca, tanta nausea, però mi è durato anche lì un paio di giorni. Poi comunque io adesso sto bene, non ho più avuto nulla, non ho nessun tipo di sintomo, ho fatto solo i primi 2 giorni così e gli altri 2 giorni con stanchezza e nausea. Il giorno dopo, quindi il terzo giorno da quando io ho avuto i sintomi, mi arriva l'esito del tampone ed ero positiva. Ci sono un po' rimasta male, nel senso che fino all'ultimo ho sperato di no, anche perché comunque c'era in ballo Capodanno, non tanto per me, ma anche più che altro per i miei fratelli. Cioè mi è un po' dispiaciuto, anche perché comunque siamo tutti e cinque bloccati in casa finché non abbiamo i tamponi negativi e tutto quanto. Poi nei giorni successivi hanno iniziato a stare male anche mio fratello più grande e mia mamma. Hanno avuto loro poco in realtà, cioè sono stati male una giornata, però più o meno quei stessi sintomi, quindi febbre, mal di testa, brividi, eccetera. Solo che a loro è andato via prima, cioè a me è durato di più. Mi è arrivato poi il messaggio dell'ATS nel frattempo che io avevo già fatto il tampone privatamente, cioè il molecolare privato, quindi dopo aver pagato un botto. E essermi già arrivato l'esito, mi arriva il messaggio dell'ATS che mi danno l'appuntamento per il 3 gennaio per fare il tampone. E meno male che io ho fatto il tampone privatamente, perché sennò io fino al 3 gennaio, anzi dopo, fino al 5 gennaio, tipo, non avrei saputo se ero negativa o positiva. Quindi io magari mi ero fatta la quarantena, Capodanno in casa, avevo tenuto a casa tutta la mia famiglia, adesso non stanno al lavoro, per nulla, perché potenzialmente io potevo essere negativa. Quindi sono contenta di averlo fatto privatamente. Mi arriva poi il messaggio dell'ATS per fare la segnalazione dei contatti che io ho avuto, quindi ho segnalato i miei familiari comunque con cui sono stata a contatto, anche perché io avrei dovuto isolarmi in camera come ho avuto i sintomi, però non ce la facevo, cioè io stavo veramente male, non riuscivo a alzarmi dal letto. E infatti il giorno che poi ho fatto la doccia e ho lavato i capelli, tutto quanto, io mi stavo sentendo male, quindi ho dovuto chiedere a mia mamma se mi aiutava a asciugare i capelli. Io sono rimasta seduta perché mi veniva da svenire e non è che potevo svenire io da sola, cioè comunque i contatti li abbiamo avuti. Poi, cioè, sì, uno si isola, però cioè, il bagno è quello anche a disinfettare tutto. Vabbè, comunque noi non ci siamo isolati in casa, ci siamo isolati tutti, cioè siamo tutti in quarantena. Adesso è il 3 gennaio, quindi io sono già andata a fare il tampone, che per l'ATS sarebbe il primo che io faccio tramite loro, però in realtà è il mio secondo. Sinceramente non penso di essere già negativa, perché comunque nei giorni prima ho ancora avuto qualche, non dico sintomo perché in realtà non sono stata male, magari anche la stanchezza di stare tutto il giorno chiusa in casa a guardare serie TV, film, eccetera. Però non sono stata proprio benissimissimo, quindi secondo me non sono già negativa, però un po' ci spero. E niente, questi sono stati i miei ultimi giorni mi sono scordata un dito, del 2021 e i primi giorni del 2022, quindi chiusa in casa in isolamento. Ovviamente, come ho avuto i sintomi, io non ho più avuto contatti con nessun altro al di fuori della mia famiglia, quindi anche i giorni prima in realtà, tipo il mio ragazzo non l'ho visto. Infatti nella sua famiglia poi li ho sentiti, stanno tutti bene, non hanno sintomi, non hanno niente. Anche i miei parenti che ho visto tipo a Natale così mi hanno detto che hanno fatto, si sono tenuti anche loro in isolamento, hanno fatto i tamponi, sono tutti negativi. Nessuno ha niente, stanno tutti bene, sono tutti negativi. E quindi sinceramente non lo so. Ah, tra l'altro mia mamma ha perso completamente
gusto olfatto. Cioè non sente proprio nulla. E niente, volevo sapere da voi come è andato il Capodanno, se l'avete fatto o non l'avete fatto. Cioè, nel senso, se siete positivi, negativi, o perché alcuni miei amici, anche se erano negativi, hanno preferito non festeggiarlo per non rischiare di chiudersi con tante persone, o comunque rischiare di prenderlo, perché alcuni avevano tipo delle vacanze in sti giorni e non volevano rischiare per il Capodanno magari poi di non poter andare. E quindi fatemi sapere un po' voi come va, come è andata. Raccontatemi qualcosa nei commenti che chiacchieriamo un po'. Almeno mi tenete compagnia. In ogni caso, spero che a breve finirà tutta questa situazione. Tra l'altro, volevo chiedervi una cosa, adesso che mi viene in mente, perché tra 3 giorni sarà l'Epifania. Quindi volevo chiedervi innanzitutto se la festeggiate e poi se non siete di Varese, ma anche se siete di Varese in realtà. Voi mangiate i cammelli, cioè sapete cosa sono i cammelli? Perché ho scoperto che non tutti mangiano i cammelli alla Befana. E quindi fatemi sapere se li conoscete, li mangiate, se vi piacciono, se li mangiate, se preferite quelli di pasta sfoglia o di pasta frolla. Piccolo aggiornamento dalla Giorgia del futuro, è il 6, quasi 7 gennaio, nel frattempo è l'Epifania, e volevo farvi appunto un piccolo aggiornamento perché ho ricevuto da un'oretta l'esito del tampone di lunedì, quello appunto di cui stavo parlando in questo video. È risultato ancora positivo e domani vado in farmacia a fare un tampone antigenico perché ho visto che con le nuove norme in vigore da oggi, quindi 6 gennaio, basta il tampone rapido della farmacia con esito ovviamente negativo per chiudere la quarantena, quindi senza passare per il molecolare di ATS o comunque privatamente. Incrocio tanto tanto le dita perché spero vivamente sia negativo per poter lavorare settimana prossima. E incrociate le dita per me e vi lascio la fine del video. I capelli sono piastrati. Se siete arrivati a questo punto del video, vi prego, commentate, chiacchieriamo nei commenti, perché non so più cosa fare, cioè non so più cosa inventarvi, quindi per favore fatemi passare il tempo. Mettete mi piace al video per portarmi fortuna a diventare negativa il prima possibile, poter uscire e almeno prendere un caffè al bar e non dover stare chiusa in queste 4 mura. Per il momento è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!